Ciao a tutti e benvenuti su All You Can Italy, nella nostra rubrica modi di dire della lingua italiana. Vi presentiamo i modi di dire più interessanti. Oggi parliamo del modo di dire andare o capitare a fagiolo. Sì, parliamo proprio dei fagioli, quelli che si mangiano. Andare a fagiolo. Andare a fagiolo significa andare bene, andare a genio, andare benissimo alla perfezione, essere molto adatto, prestarsi benissimo a qualcosa. Significa anche piacere moltissimo oppure risultare molto gradito. Ve la ricordate la favola di Jack e la pianta dei fagioli? Chiamata anche o conosciuta anche col titolo Jack e il fagiolo magico? In questa storia i fagioli avevano un ruolo importantissimo. Portavano fortuna e capitavano al momento giusto, quando Jack era povero e aveva bisogno di fortuna e soldi. Ma da dove deriva questo modo di dire? Purtroppo non esiste una risposta unica e certa per spiegare l'etimologia di questa espressione idiomatica italiana. Ma esistono diverse supposizioni. Guardiamole insieme. La Treccani riporta che tracce scritte dell'espressione andare a fagiolo si ritrovano già a partire dal 1400. Un famoso vocabolarista italiano, tale Tomaseo, scrive nell'Ottocento che probabilmente l'espressione deriva dal dirsi comunemente che ai fiorentini piacciono molto i fagioli. Lo studioso Passarini invece pone l'accento sull'utilizzo che si faceva dei fagioli bianchi e neri per esprimere un voto favorevole o contrario nelle pubbliche adunanze. Ma le interpretazioni non finiscono qui. Secondo alcuni l'espressione deriverebbe dalla qualità del fagiolo. Questo legume era presente già dal 500 sulle tavole degli italiani della Serenissima Repubblica di Venezia. Un ingrediente povero ma alquanto versatile, facilmente conservabile, che finì per far parte della dieta quotidiana di molte famiglie. In questo senso, chi arrivava o capitava a fagiolo, arrivava proprio quando la tavola era imbandita, il cibo nel piatto, e quindi nel momento perfetto per riempirsi la pancia. Per altri, invece, la locuzione deriva dal modo in cui il fagiolo si stacca dalla pianta. Nel passato, questo legume veniva raccolto maturo, quasi marcio. Questo comportava che bastasse un leggero tocco per farlo cadere nel cesto dei raccoglitori, in modo semplice e senza fatica, perché era maturo al punto giusto. Un'altra interpretazione deriva da un gioco molto amato dagli italiani, la tombola. Prima dell'avvento delle moderne cartelle con le finestrelle, sui numeri che venivano estratti si apponeva un fagiolo. Noi in famiglia usavamo fagioli, ceci, lenticchie, anche fave. Il fagiolo che posiamo, facciamo cadere al posto giusto, nel momento giusto, sulla cartella della tombola, ci porta fortuna, regalandoci un ambo, un terno, una quaterna, una cinquina o anche la tombola. Insomma, è la cosa giusta, il fagiolo giusto, al posto giusto, al momento giusto. Quindi, andare a fagiolo si dice di qualcosa che ci risulta molto gradito, che va bene, che è adatto a una situazione, a un desiderio. Cascare a fagiolo si dice anche di qualcosa che capita nel momento e nel luogo giusto e da cui ne consegue un evento fortunato. Facciamo un esempio. Adele: ciao Rosy, capiti a fagiolo, stiamo organizzando una festa sorpresa per Marco, hai un'idea di cosa potremmo regalargli? Credo che per lui andrebbe a fagiolo una bella sveglia. Anche ieri è arrivato tardi in classe e la prof gli ha fatto una gran brutta lavata di capa. Ragazzi, grazie mille di aver seguito All You Can Italy. Vi diamo appuntamento a presto con i prossimi contenuti. Se il video vi è piaciuto, abbonatevi al nostro canale per non perdere i prossimi. Cliccate sulla campanellina e vi aspettiamo e siamo stati veramente felici di avervi con noi. Ciao!